Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia, signori miei. Oggi ci giochiamo una partita importante, signori miei. Ci giochiamo uno scontro diretto contro la Juventus. Juve prima a 42 punti, Venezia seconda a 40. Vincere questa significa superare la Juve e conquistare il primo posto in classifica. Perdere questa significa mettere un serio stop alla nostra idea di triplete, signori miei, perché fino alla Juventus non ne ha perso nemmeno uno. Quindi io direi, facciamo la formazione dei titolarissimi, signori. Allora, in attacco il nostro carissimo Mbappé, poi mettiamo Messi qui ci sta Neymar, qui ci sta il nostro Riquelme, a centrocampo abbiamo Lollo e il nostro mento d'acciaio, dove sta Orsolini, eccolo qui. Orsolini, poi in difesa dobbiamo mettere a sinistra Pellegrini, al centro dobbiamo mettere Collina Collins e in coppia con Piera, e sulla destra Birindelli, che gioca Birindelli in porta, il nostro Plizzari, il nostro portiere titolare. E in panchina io l'unico leverei Dell'Orco, mi porterei Isak, mi dà più sicurezza, e va bene così. Fatto questo, salviamo le modifiche, ovvio. Andiamoci a fare la conferenza stampa, raga, che non ci facciamo mai, ma questa è una partita importante. Quindi andiamoci a fare la conferenza stampa, che ogni tanto ci sta dare anche il peso ai giornalisti, anche se fanno le solite domande. Eccolo qui il Grazie a nostro tutti per essere comodino. intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Sì, iniziamo con la conferenza stampa. Vediamo le domande. Sono importanti. C'è stata una modifica alla squadra, alcuni giocatori non hanno reso abbastanza. Roma non è stata costruita, dobbiamo fare delle valutazioni. No, Roma non è stata costruita in un giorno. Non so che senso abbia come risposta rispetto alla domanda, però va bene. Cosa aspetta la prossima partita? Non vediamo l'ora di giocare. Bello, così carichiamo l'ambiente a pallettoni. Il nostro comodino già è sudato, non è neanche iniziata la partita, è già sudato. Riuscite a continuare, daremo continuità alle nostre prestazioni. Abbiamo il dovere di provarci, ecco. Non mai essere troppo sicuro di sé, raga. Mai essere troppo sicuri Direi che di può bastare se per stessi. oggi. Bella Grazie a tutti. conferenza, mi raccomando, la distanza di sicurezza fra tutti quanti, mi raccomando. E detto questo, ragazzi, la formazione l'abbiamo fatta, la conferenza l'abbiamo fatta, dico che ci possiamo vedere in campo. Ok, raga, allora siamo al Pierluigi Penso. Siamo a casa nostra, sta diluviando, però va bene. Dettagli che non devono darci distrazioni. E dobbiamo vincere la partita, raga. Dobbiamo vincere per forza, dobbiamo puntare 3 punti per forza, se no possiamo dire addio al sogno triplete. Praticamente, guarda Mbappé. E il mapa non si fa vedere giusto. E Leone Messi la sbaglia il passaggio. La Juventus riconquista il pallone a centrocampo. Grande recupero di Lollo Caffè. Lollo Caffè per Messi. Messi, guarda, guarda il Mbappé. Guarda Mbappé, guardalo Ricky Riquelme. Ricky Riquelme. No, non era fuori gioco mai. Non era fuori gioco, raga. Ma non era fuori gioco. Ma di che stai a parlare? Ma cosa c'aveva in fuorigioco? Il ginocchio forse? Forse il braccialetto al braccio c'aveva in fuorigioco. Mamma va, ma va. Va bene, dai, non ci scoraggiamo. Teniamo pal. No, Messi mio. A questo punto è meglio il nostro pezzolino Wood. Almeno lui c'entra gli avversari. Mamma, come l'ha stroncato! Cattivo, mi sei piaciuto. Pellegrini, mi sei piaciuto. Cattivo, bello così. Non ci provo. Ah, solamente richiamo verbale. Meno male. Ho avuto un attimo l'impressione che stesse tirando fuori il cartellino rosso. Stavano per scendere giù i santi praticamente. Perché dico. No, no, non è fallo mai nella vita. Cosa sta succedendo? Cosa ho appena visto? Non lo so. Però noi dobbiamo ripartire. Non così, però. Cazzarola di una miseria. Non così. Dobbiamo ripartire in maniera giusta, raga. No, 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 grande Collina Collins, il nostro perno della difesa insieme a Piera. Guardalo, guardalo. Vai Lollo Caffè. Il gol per riaprire il triplete. Il gol per riaprire il triplete. Fermati Lollo, guardalo. No, ma che cavolo fate? Ma dai. Ma dai. Avevamo l'azione pulita pulita. No, 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 no. Allora, forse raga, non so se si è persa la prima parte del video. Se si dovesse essere persa la prima parte del video, che vi posso dire? Non vi siete persi niente di particolare. Stiamo facendo la partita Venezia e Juventus. E niente, e finora abbiamo avuto delle buone azioni noi. E adesso la Juventus sta ripartendo. Mamma mia, Pellegrini, come l'ha buttato giù. Come
Come l'ha buttato giù Pellegrini? No, 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 non mi dare il rosso. Cartellino giallo. È già il secondo fallo che faceva. Il primo ce l'aveva graziato. Il primo ce l'aveva graziato. Il secondo, invece, purtroppo l'ha punito. Quindi, finora niente, raga. La partita è iniziata da un 17 minuti, come vedete in alto a sinistra. Però, nessuna emozione. Noi siamo con i nostri titolarissimi, signori, con i titolari. E quindi, stiamo cercando di portarci a casa il risultato, raga, perché una vittoria oggi significherebbe, significherebbe, non so parlare, raga, sono un attimo, significherebbe, dai, no, no, dai che no, dai che è buono, è il mapa, è il mapa, Mbappé la sblocca lui, non ci crede nemmeno lui, sviene per l'emozione, signori miei, 1-0 Venezia, bello così, signori miei. L'ho detto, signori miei, sì che l'ho detto. Hashtag signori miei, el mapa. Sfonda la rete. 1-0, bella così. Il sogno triplete si apre, raga. Il sogno triplete si apre. Se noi vinciamo questa, raga, superiamo la Juventus in campionato e possiamo continuare a sognare per il triplete. Se perdiamo oggi o pareggiamo, considerando che la Juventus non ha perso e non ha rallentato in una sola partita in tutto il campionato, la vedo difficile che possiamo pensare al triplete. Però si è messo in discesa bene. Si è messo. Ricky, il match pro. Mamma mia, che c'ho fega, Ricky. Vabbè, che volevi ammazzare. Che volevi ammazzare. Un cameraman. Cioè, mamma mia, che c'ho fega terribile. Mamma mia, nemmeno mia nonna con l'infradito la si tira così male. Dico, quantomeno la tiene bassa mia nonna con l'infradito. Te proprio hai tirato. Boh. Vabbè. Niente, bravo, 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 ci ha provato, signori miei, ci ha provato, ci ha provato, l'importante è provarci, bravo, bravo. Dai, è così, Pellegrini, non andarci tu, Pellegrini, cortesemente, che già sei ammonito, mi servi per tutta la partita, vai collina, collins, no, 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 mamma mia, Plizzeri cosa salva, signori miei, Plizzeri cosa salva. Loro giocano lì, la giocano lì. Riquelme ti sei fatto superare come uno della. Bravo, Plizzeri! Sempre nel posto giusto al momento giusto. Che però la passa in maniera brutta nel posto sbagliato al momento sbagliato. Però riusciamo a ripartire. Vai, Birillo Birindelli, vai, Birillo Birindelli. Calmo, Messi. Messi, guarda Ricky, guarda Ricky. Ma Ricky fa degli inserimenti bellissimi comunque, raga. Cioè, Riquelme fa degli inserimenti bellissimi. Qua stavamo per avere un buco difensivo che a momenti il buco dello zone era una cosa ridicola rispetto al buco che stiamo facendo noi in difesa praticamente. Però va bene, dai, 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 crederci, 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 crederci. Vai Messi, sfondalo Messi, ma chi? Ma che cosa fai Messi? La pensione ormai, l'ospizio ci vuole Messi. Deve fare un tiro che doveva essere. No, 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 no. Ronaldo gioca ancora. Porca miseria, Ronaldo è ancora. È ancora carico. Bello, bravo Plizzeri. Tienila lì con calma, con calma, con calma, Plizzeri. Non facciamo cretinate, raga. Voglio chiudere il primo tempo in vantaggio. Voglio chiudere il primo tempo in vantaggio. Fatevi questo calcolo, signori miei. Fatevi questo. Bravo così. Palla a terra e giochiamola, palla a terra e giochiamola, palla a terra e giochiamola. Vai Riquelme, che stop di Riquelme, che stop di Riquelme, crossala, bravo, un calcio nei polpacci, va bene così, va bene così, va bene tutto, signori, va bene anche il calcio nei polpacci. Dai, 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 scivola, scivola, mamma mia che si è scivolato male. Dai, ai, 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 ai. Vi ricordate il discorso che ho detto prima? Voglio chiudere il primo tempo in vantaggio. Voglio chiudere. Meno male che c'è Plizzer in porta, raga. Meno male che c'è sta Plizzer in porta. Grande acquisto con le Plizzer di Ronaldo. Calcio d'angolo. Siamo nei minuti di recupero del primo tempo, raga. Nei minuti di recupero del primo tempo. Messi non riesce a ripartire. Messi non riesce a ripartire. Grande Birillo Birindelli. Va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. L'obiettivo era finire il primo tempo in vantaggio. Finire il primo tempo in vantaggio e lo abbiamo fatto. L'importante era questo. Chi è questo? Oyarzabal. Ma chi è? Attaccante Oyarzabal. Buono a sapersi che la Juventus c'ha Oyarzabal in attacco. Vabbè. Contenti loro, contenti tutti. Ok, io direi di continuare così. Non toccherei niente, raga, non toccherei niente.
La formazione c'è, la squadra pure. È la stessa cosa, però va bene, non siamo troppo puntigliosi. Dai così. Si è visto pochissimo nel primo tempo Neymar. Neymar in questa Venezia non gira per niente bene, raga. Se l'anno prossimo avessimo fatto un'altra stagione, l'anno prossimo l'avrei venduto Neymar. Avremmo comprato un altro esterno più presente, ecco, mettiamola così. No, sei in fuorigioco, Ricky, sei in fuorigioco di una stazione praticamente. Sei in fuorigioco, ma no, ma proprio di una provincia proprio, cioè degli bei inserimenti Ricky Richelme, però certe volte parte così, come se si fosse scordato a comprarsi sigarette, parte e neanche lui sa dove va. Neanche lui sa dove va. Il prossimo incontro è contro l'Inter. La prossima partita del Venezia, nel nostro circo Venezia, è contro l'Inter. Mamma mia, altra partitona. Però non abbiamo paura di nessuno, signori. Non abbiamo paura di nessuno, tantomeno di questa Juventus. Tantomeno di questa Juventus. Bello così. Uno che parte. Vai Mbappé. Vai Mapa. Vai Mapa, chiudila. Vai Mapa, chiudila. Chiudila così, Mapa. Come? Dove? Perché? Ma perché? Ah, mamma mia, anche lui ha centrato un cameraman. Ci stanno i cameraman antipatici in questa partita, raga. Cameraman antipatici in questa partita, quindi niente da fare. Niente da fare. Stanno prendendo tutte le lezioni da Wood, signori miei. Che hanno il Wood è il nostro uomo che non fa altro che centrare giocatori, avversari, suocere in panchina, cameraman, raccattapalle. Lui ha obiet questo obiettivo. L'obiettivo stagionale non è. No, 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 no. Hanno pareggiato. Che cavolo di gol, raga. Che cavolo di gol. Che cavolo di gol. Buco difensivo completo. Vedete che ha segnato quello Svezia. Toni Kroos. Ah, ci ha segnato Toni Kroos, signori miei. Va bene. Tutto da rifare, tutto da rifare. Gol sbagliato con Mbappé. Gol subito con Toni Kroos. La legge del calcio, signori miei. La legge del calcio. Quando si dice che la legge del calcio non sbaglia mai, ne abbiamo avuto la prova in questo preciso momento. Gol sbagliato con Mbappé, gol subito con Toni Kroos. Perché Neymar non si fa vedere nei momenti giusti? Guarda Messi, guarda Messi, guarda. No, ma che è successo? Che ha fischiato? Fuori gioco. Ma stiamo scherzando, raga? È il secondo fuorigioco che mi fischia inesistente. È il secondo fuorigioco che mi fischia. No, ma vabbè. Mapa, non mi puoi fare. Non ti puoi far fregare palla così. Sei un armadio a quattro ante, Mapa. Dai, che palla loro, non rompere le scatole. Mi stava dando. No, 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 raga, questa gente si è preso troppo coraggio. Questa gente si è preso troppo coraggio e non vabbè. È fuorigioco. Cioè, era fuorigioco. Perché il fuorigioco a loro non glieli fischia mai e quelli a me me li fischia sempre. Cosa state facendo lì, raga? Cortesemente vogliamo un attimino ripartire e farlo su Messi, però dai. Questi stanno a giocare come vogliono loro. Questi stanno, non te la posso più dare, sei in fuorigioco. Mapa, dovresti essere la mia punta attacca. Vai Ricky, vai Ricky, vai Ricky. No, dovevo tirarla subito, dovevo tirarla subito. 71esimo, non posso fare nessun cambio, raga. C'ho i titolari in campo e loro devono, me la devono svoltare loro, raga. Me la devono svoltare loro. Non posso fare nessun cambio. Sono loro i miei tiri. Grande Collina Collins che col suo petto. Ma che Collina, io ti esalto, tu mi fai ste stupidaggini. Mamma mia, fallaccia a centrocampo. Gli ho frustato Messi. No, 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 dai, dai, vabbè, sì, dai, mezz'ora chiacchiera. Cos'è? No, me l'ha buttato fuori. No, vabbè, dai, raga. Cioè, ma di cosa stiamo a parlare? Mi ha buttato fuori Messi. Ma dite davvero? Cioè, c'è anche nel videogioco la Juventus può tutto. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Tagliala subito, ma porca. Vai Mapa, chi c'è al centro? Giustamente Messi ce l'hanno buttato fuori. Chi c'è al centro? Tirala, tirala, tirala. 2-1. Neymar. Grande Neymar. Io ti tengo, mi rimangio quello che ho detto su di lui, ragazzoni. Mi rimangio quello che ho detto su Neymar. 2-1, bello pulito, grande Mbappé. Rimpallo, un rimpallo vinto, raga. Un rimpallo vinto e Neymar la piazza. 2-1 Venezia con l'uomo in meno.
Grandissimo, grandissimo Neymar che trova il suo terzo gol in Serie A. E pochissimi gol, raga. Pochissimi gol per Neymar, ma l'avevo detto che Neymar molto assente in questa stagione, però si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Bravo Neymar. Bravo il nostro simulatore. L'avevamo chiamato simulatore Neymar, vero? Il nostro cascatore. Il nostro cascatore. Dai. No. Via sta palla. Va bene, calcio d'angolo. 81esimo. 81esimo calcio d'angolo. 81esimo calcio d'angolo. Esce Shaw ed entra. Non lo sono. Spero non mi interessi. Spero non mi interessi. Rodrigo. È entrato Rodrigo. Fuori questa palla. Ci credo, raga, non ci credo, non ci credo, no, vabbè, non è possibile, non è possibile, è una di quelle partite, è una di quelle partite che non mi hanno mai segnato di testa, raga, non avevano mai segnato di testa in questo gioco, oggi hanno segnato di testa, va bene, lo accettiamo e andiamo avanti, lo accettiamo e andiamo avanti. Neymar, ah, che paranoie. Guarda che fanno 85esimo, 85esimo. Pellegrini, metti a terra, bravo Pellegrini. Possiamo farcela, raga, possiamo farcela. Abbiamo un uomo in meno, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dai, vai Pellegrini. Vai Pellegrini, vai Pellegrini. Guardalo. No, la dovevi tirare. La dovevi tirare. Ma perché non l'hai tirata? Ma perché non l'hai tirata? No. 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero, raga. 3 minuti di recupero, mannaggia. È finita. È finita praticamente. Abbiamo preso un 2-2 che boh. Indescrivibile. Il gol del 2-2 è indescrivibile, raga. Il gol del 2-2, giustamente non c'ho più il tempo di fare l'ultima azione, vero? Non me lo dai il tempo di fare quest'ultima azione. Non me lo dai, sei un bastardo, sei un bastardo, non ci posso credere, non ci posso credere. 2 volte in vantaggio e 2 volte pareggiati, raga, mannaggia. Con l'uomo in meno, con l'uomo in meno. Niente, non riusciamo a superare la Juve. La Juve rimane davanti. 2-2, 2-2, niente da fare. Era la nostra partita questa, raga. Dovevamo vincerla per cercare di scavalcare la Juve, invece ci siamo fatti fregare 2 volte facendoci pareggiare. E va bene. Mannaggia. Peccato anche per l'espulsione di Messi, però raga, vanno così le partite. Abbiamo ancora tutta una stagione per... Siamo all'11 dicembre. Siamo all'11 dicembre, abbiamo ancora tante belle partite. Non ci credo che non si fermeranno nemmeno in una partita. Cioè non possono essere così forti praticamente da vincerle tutte. Comunque. Non buttiamoci a terra, facciamoci le nostre bellissime interviste e vediamo di andare avanti. Allora, eccoci qua. Grazie, Come mister. dire, È un piacere averla ai nostri microfoni. Benitez, può dimostrare che mi sbagliavo. Benitez, le ha giocate tutte, praticamente quelle precedenti. Ci sta un po' di turnover. Abbiamo più opzioni, va bene. Messi, purtroppo ci sta. L'espulsione, siamo imbattuti, abbiamo i giocatori giusti. Certo, farsi pareggiare 2 volte su 2 volte che siamo andati in vantaggio è un po' Liberiamo da il mister. È tutto. Grazie. sciocchi, però è andata così, raga, è andata così. Va bene ragazzuoli, allora, giocatore squalificato. Va bene ragazzuoli, allora, hanno fatto i sorteggi, vediamo i nostri sorteggi di Champions, raga, perché hanno fatto quelli di Europa League, quindi avranno fatto anche quelli di Champions. E abbiamo beccato il Paris Saint-Germain, raga. Quando uno si dice passare da primi nel girone per evitare le più forti, e infatti siamo passati ai primi del girone e abbiamo beccato il Paris Saint-Germain. Perfetto, bello così. Va bene ragazzuoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quello che mi direte per questo video. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo video, un prossimo contenuto. Detto questo, bella raga, ciao!